In questo bell'articolo, molto lungo e molto approfondito, Giovanni Birindelli ha discusso della libertà di espressione e l'ha pubblicato sul suo sito Catalaxy. Giovanni Birindelli è un autore, uno studioso libertario e un economista di scuola, tradizione austriaca. Questo saggio è diviso in cinque parti. La prima è l'introduzione, in cui Birindelli riporta degli esempi, degli episodi in cui dei cittadini sono stati condannati o multati per aver espresso delle opinioni sconvenienti. Un imprenditore è stato multato 1 milione di euro perché ha detto che evadere le tasse non è un reato grave. Un politico condannato a 6 mesi di reclusione per aver detto che il presidente della Repubblica Napolitano era indegno. Anche un ragazzo è stato denunciato per vilipendio del presidente della Repubblica perché aveva scritto Vergogna d'Italia. Un'altra persona multata per 1.000 euro per aver detto che l'Italia è un paese di merda. Beppe Grillo è stato indagato per istigazione dei militari a disobbedire alle leggi perché chiedeva ai vertici di polizia, carabinieri ed esercito di non schierarsi a protezione della classe politica. Ogni tanto Birindelli fa dei richiami al concetto di legge. Le leggi sono i comandi arbitrari dell'autorità perché ci troviamo in una situazione di positivismo giuridico. Leonardo Facco è stato querelato da un pubblico ufficiale per aver osato criticare i vigili urbani. Henry De Luca è stato rinviato a giudizio per istigazione a delinquere perché aveva detto che la TAV andava sabotata. Questi sono solo alcuni dei casi più eclatanti del 2014 in cui delle persone sono state aggredite dallo Stato per le loro parole. Parole contro il Dio Stato, le sue agenzie e i suoi pubblici ufficiali. Birindelli parla quindi dell'ipocrisia con la quale i capi di Stato e di Governo di molti paesi occidentali si sono stretti per difendere la libertà di stampa dopo l'attacco terroristico al giornale satirico Charlie Hebdo. Su un piano di principio non c'è nessuna differenza fra l'attacco terroristico a Charlie Hebdo e le aggressioni dello Stato ai danni di chi esprime il proprio pensiero, contro chi controlla lo Stato e ne trae i privilegi. In entrambi i casi c'è ricorso alla violenza e alle armi per sopprimere l'espressione di pensieri, che possono essere disegni oppure anche post su Facebook. Certo, dice Birindelli, gli stati ricorrono meno alla violenza fisica e alle armi, in quanto utilizzano forme, tra virgolette, più civili di violenza e di aggressione, ma questa è una differenza tecnica, non di principio. In Francia una persona rischia fino a 5 anni di galera e 75.000 euro di multa per apologia di terrorismo perché, dopo l'attacco terroristico a Charlie Hebdo, aveva twittato «Je suis Quashi». Dice Birindelli, lo Stato francese si comporta come un gruppo terrorista che invece di uccidere un giornalista lo sequestra per 5 anni e gli ruba 75.000 euro. L'esistenza del reato di apologia di terrorismo indica un atteggiamento verso la libertà di espressione non diverso da quello dei terroristi che hanno ucciso i vignettisti di Charlie Hebdo. Rispetto alla libertà di espressione, gli Stati europei terroristi islamici si comportano allo stesso modo. Da un punto di vista di principio, così come si comportano allo stesso modo gli stati moderni come i ladri, nel senso della contraffazione del denaro da parte delle banche centrali, che sono dei veri e propri falsari, come i contraffattori da quattro soldi. Le masse, dice Birindelli, sono confuse, apatiche, si sentono leoni solo quando vanno a votare, in realtà sono branchi di pecore. Birindelli distingue tra difendere la libertà di espressione in alcuni casi particolari, oppure in tutti i casi, cioè difendere la libertà di espressione in senso assoluto, la libertà di dire e scrivere quello che uno vuole, soprattutto contro il potere politico. Libertà di pensiero significa libertà per il pensiero che odiamo, quindi vuol dire difendere la libertà di espressione in tutti i casi, in senso assoluto, e non soltanto in alcuni casi particolari. Invece i terroristi o più frequentemente i ben pensanti invocano il ricorso alla coercizione per reprimere l'espressione del pensiero che odiano, anche se questo pensiero o questa espressione avviene nel rispetto dei diritti di proprietà di ciascuno. I milioni che hanno sfilato a Parigi per difendere la libertà di espressione avrebbero dovuto farlo anche contro gli stati e contro coloro che con il loro voto li legittimano. Sarebbe stata una sfilata contro gli stati e contro le costituzioni degli stati nelle quali
è stato incastonato il positivismo giuridico che permette la violazione legale e sistematica della libertà di espressione.